Looking for adventure in 2023? How does island hopping in Thailand sound? What about marveling at waterfalls in Iceland? Or top us with your new BFFs in Seville. What about discovering the world with an awesome group of 18 to 35s? Explore all of this and more with Contiki. You'll sleep in the coolest accommodation and learn from local guides and experts. Visit Contiki.com. That's Contiki.com to book your next adventure. Contiki. Travel. Together. At Kroger, we want our fresh produce to meet your expectations, which is why we're dedicated to doing up to a 27-point inspection on our fruits and veggies, checking for things like scarring. In fact, only the best produce, like zesty oranges and crisp carrots, reach our shelves. Because when it comes to fresh, our higher standards mean fresher produce. Kroger, fresh for everyone. And right now, stock up on your favorites during the 10 for 10 sale. Mix and match participating items and get 10 for just $10 with your card. Kroger, fresh for everyone. Nuova puntata di Fantascientificast sul ponte di comando Omar Serafini e puntata speciale dedicata a quello che è l'evento cinematografico del momento, cioè la nuova pellicola dell'universo di Star Wars, Rogue One. Per parlare di questa pellicola abbiamo una squadra specialissima, per cui abbiamo diciamo dai cugini di Ricciotto, che fanno parte della famiglia Querti, Aldo Fresia, ciao a tutti. Poi abbiamo il nostro esperto di cinema, il nostro signor oscuro del Sith, Giacomo Lucarini, altresì noto come Darth Jack, ciao a tutti. E poi special guest star direttamente da Fantasy Magazine. Ciao a tutti, da Emanuele Manco. Niente, allora direi che andiamo un po' velocemente, visto che le cose da dire sono tante. Allora, risposta secca, andiamo a rotazione in ordine alfabetico, per cui partiamo subito da Aldo. Due domande: ti è piaciuto e perché? Mi è piaciuto senza grossi entusiasmi, perché è una questione lunga, per cui magari la affrontiamo con calma. Emanuele? Sì, perché è buono, è ben girato, è un film soddisfacente. Giacomo? Io da Sith cattivo dico che mi è piaciuto, però mi ha lasciato sorprendentemente un po' freddino, salvo delle impennate. Adesso scendiamo nel dettaglio. Aldo? Dunque... come dirlo velocemente? Allora, è sicuramente un buon film perché riesce a essere originale, ad avere una sua personalità distinta rispetto all'universo che conosciamo dei lungometraggi di Guerre Stellari, e questo doveva fare. Il regista Gareth Edwards aveva dichiarato che il suo film sarebbe stato un war movie, ed effettivamente così è. Ci sta che lui e che Disney e Lucasfilm provino ad allargare le maglie dell'universo, per cui da questo punto di vista bene. Mi pare molto bene anche tutta una serie di strizzatine d'occhio ai fan, che però non inficiano la visione per chi non riesce a coglierle. Sono meno soddisfatto dall'evoluzione del personaggio della protagonista, che secondo me
poggia su basi scricchiolanti e sono meno convinto dalla colonna sonora del povero Gioacchino, che ha dovuto lavorare molto 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 di corsa, ha avuto poco più di un mese se non erro per scrivere le musiche, e che però purtroppo non le ha scritte proprio benissimo, a maggior ragione perché ha alle spalle il ricordo di un gigante assoluto che ha scritto fra i temi musicali migliori che si ricordino. Per cui questo più o meno è il riassunto. Emanuele? Quello che io penso è che il film ha assolto alla sua missione, cioè di raccontare quel pregresso che degli anni 70 eravamo tutti curiosi di vedere, la storia di quel gruppo di ribelli che ha trovato i piani, un gruppo di personaggi nato morto perché dovevano, cioè che si fosse una missione suicida lo sapevamo tutti, quindi alla fine abbiamo anche trovato le risposte alla domanda che ci ha perseguitato per più di 30 anni: perché i progettisti della Morte Nera hanno messo quel difetto così palese, e anche quello l'abbiamo scoperto. C'era un ingegnere traditore, perché un ingegnere infiltrato che a un certo punto ha deciso di aiutare i ribelli per le sue motivazioni che racconta il film. Quindi alla fine il film è girato molto bene da un regista che è sicuramente di talento, sa giocare bene con la macchina da presa, i movimenti di macchina, il campo contro campo, sa mettersi nella prospettiva della persona che guarda, della vittima che guarda improvvisamente questa morte nera che gli spara in faccia il suo raggio della morte. È straordinaria questa idea visiva. Poi però il film è semplicemente buono. Perché? Perché forse non ha l'epicità, non ha l'immensità che aveva Star Wars. Quindi alla fine uno non esce esultando, gasato, soddisfatto, esce soddisfatto di un buon spettacolo. Giacomo? Sì, io ovviamente Aldo e Emanuele hanno sviscerato già molto bene come si inquadra la questione, ovvero un buon film che non ci esalta così tanto perché manca l'epica, no, del grande solco del racconto del mito di Star Wars, della galassia lontana lontana eccetera. Prende un micro episodio e lo eleva ovviamente a racconto epico. Con una battuta vorrei dire che questa è l'unica vera Suicide Squad dell'anno. Però non lo so, sarà che stranamente per la prima volta, e veramente io poi sono uno insomma abbastanza preciso su queste cose, sono uscito dalla sala e non mi ricordavo neanche il nome di un personaggio, a parte Jean Erso, e che insomma anche comunque come personaggio non è particolarmente memorabile, e K2SO, che secondo me è questo droide riprogrammato che forse è il migliore, perché non soltanto riesce a essere il più umano, perché gli sceneggiatori non so perché, ma ogni tanto quando hanno un cast di personaggi umani danno più umanità al robot, forse per la cosa, si sentono il fiato sul collo di doverlo umanizzare per farlo piacere al pubblico, no? Quindi poi alla fine della fiera, io non so voi, ma io ci sono stato malissimo quando lui schiatta. E quindi niente, Jean l'ho trovato un personaggio, l'eroina, che cui oramai no, non si può fare a meno, e un po' così, un po' poco empatica, dalle motivazioni un po' labili, con questa svolta passionaria, un pochino improvvisa, e però il film, avete detto bene voi, cioè Gareth Edwards si è difeso molto bene, nonostante tutto è riuscito a trovare una sua personalità registica, e non è da tutti, considerato che i film della Disney adesso hanno comunque uno schema piuttosto a maglie strette come quelli della Marvel, e ci si diverte, si gode, perché poi quando entra in scena Vader si gode veramente tanto, però c'è questo, forse non lo so, qualcosa che è andato perduto nel processo, magari poi mi è aiutate anche a capire che cosa, che alla fine ti lascia quel sapore del no, non mi sono aggrappato ai braccioli della sedia e mi ha lasciato un po' così, ecco. A differenza di Alberto Macaluso. Alberto ci ho già discusso tantissimo, perché vabbè, ma lui è proprio a livelli di eccitazione fisica come l'ha descritto, no? Quindi non lo so, io lo saluto tantissimo. Lo salutiamo, che tra l'altro è un po' che manca da Fantascientificast, le dico di cominciare a darsi da fare, perché insomma la sua poltrona Fantascientificast c'è ancora, è un po' fredda. Bene, vedremo di fargliela scaldare, dai.
Adesso andiamo a ritroso, per cui comincio da Giacomo, poi Emanuele ed Aldo. Giacomo, ho visto dai vari post social eccetera eccetera l'immancabile paragone con quello che è stato il Risveglio della Forza. Sì, perché ovviamente sono due film che appartengono al nuovo corso, anche se sono ovviamente di natura e di struttura diversi, cioè uno ha il grande, tra virgolette, compito e onere di espandere l'universo, e mentre l'altro guarda indietro, ecco perché forse l'ho trovato meno eccitante, diciamo così, Rogue One, perché è un guardare alle spalle e rimanere un po' nei confini di una comfort zone, cioè qui ci sappiamo muovere bene, abbiamo già tutta la mitologia strutturata, giochiamo sul sicuro, sappiamo che i fan sbrodoleranno quando vedranno certe sequenze, quando vedranno Vader, quando sentiranno certi riferimenti, certe citazioni, eccetera eccetera. E quindi uno è giocare sul sicuro, l'altro, fatto bene, male, ridicolo, criticabile che sia, comunque fa un passo avanti nel vuoto, anche un po' un salto nella fede, criticabile o meno, però ha il grosso compito di espandere l'universo e di portarlo in direzioni inesplorate, che ripeto, potranno non piacerci, però sono comunque un qualcosa di mai visto e forse anche... non lo so, che ci colpisce di più al cuore, anche se colpisce basso, anche se gioca facile, anche se diciamo così, magari anche un po' scorretto con la nostalgia dei fan vecchi che ovviamente sono stati scontenti. Infatti io la vedo un po' come le elezioni di riparazione, cioè i fan della vecchia guardia sono stati scontenti dal film precedente e gli hanno dato questo contentino una volta all'anno per fargli digerire meglio le nuove puntate, che invece piacciono un sacco ai bambini e ai ragazzi più giovani. Emanuele? Ma guarda, io un primo elemento distintivo. Vediamo il logo Lucasfilm, tutti ci aspettavamo la fanfara. Invece non c'è stata la fanfara e non c'è stata soprattutto il crawl, la schermata con il pregresso, no? Con la storia descritta, cosa è successo prima. Questo elemento ha fatto subito capire che non è uno dei sette film che poi diventeranno nove di quel ciclo che aveva concepito Lucas. È un'altra cosa, è un prodotto collaterale che ha la stessa natura di quelle novelization, di quei prodotti legati all'universo espanso che sono stati fatti in videogame, in cartone animato, in libri, nelle forme più disparate. Quasi quasi, tra l'altro, sarebbe da definire una nuova definizione per Rogue One. Più che spin-off è uno spin-in, perché racconta qualcosa di interstiziale, qualcosa che si infila in mezzo alla storia principale e, appunto, a differenza degli spin-off, che va oltre, che va in schemi mai visti, alla fine serve semplicemente a dare forma a qualcosa che tutti hanno saputo, hanno immaginato, hanno pensato. Quindi è questa la differenza fondamentale. Il Risveglio della Forza ha dovuto prendere in mano J.J. Abrams le redini della saga e portarla avanti, diceva bene Giacomo, in direzioni che potranno piacere o non piacere, ma anche se molto citazionista, molto furbo per certi aspetti nella struttura narrativa, è un film che invece va avanti. Quindi è questa la principale differenza. Secondo me l'epica continuerà con gli episodi 7, 8 e 9, mentre il compito di raccontare i momenti dimenticati, i momenti collaterali, sarà di questi film antologici che magari potranno continuare anche chissà con altre storie, che so, ma, vabbè, si parlava di Han Solo, Boba Fett ancora non si sa, probabilmente non verrà fatto, ma non si sa quando ci sarà un altro film che potrà raccontare la principessa Leia da giovane, che ne sappiamo. Prima di passare la parola ad Aldo, mi sembra un po' che vogliono ripercorrere quello che hanno fatto con l'universo di Gundam, che c'era, ma anche con la Marvel, anche con la Marvel, sì, con l'universo cinematografico Marvel, che racconta storie di personaggi, li presenta, va indietro, va avanti, perché cerca di creare un collegamento. Sì, Aldo?
E cosa vuoi che aggiunga di fronte a tutto ciò? Ma io ho l'impressione che una delle ragioni per cui questo film risulti meno epico rispetto a, ad esempio, Risveglio della Forza è che ha un difetto nel manico nella creazione del suo protagonista come personaggio. Perché in realtà, a pensarci, e ha una potenza enorme dal punto di vista drammaturgico l'idea di inferiore di numero, inferiore suicida per tentare di fare l'unica cosa che però forse darà una nuova speranza, alla fine del film. Aldo, il problema è che è stato Cassian Andor, sì, no, continuamente t'abbiamo perso, evidentemente c'è proprio il collegamento che va e viene. Riprova a risintetizzare gli ultimi due minuti. Dover risintetizzare gli ultimi due minuti significa, secondo me, questo film aveva enormi potenzialità in termini di epica. Nonostante sia più piccolo, nonostante sia molto meno space opera rispetto agli altri film della saga, il vero problema sta nel fatto che Gene Erso è un personaggio poco riuscito. Avessimo avuto come protagonista Cassian Andor, ripeto, dei ribelli, se vogliamo, secondo me saremmo stati di fronte a un Aldo, più smatto. No, porca miseria. Pronto, pronto. Io continuo a esserci. Vedo il mio verde che sale. No, no. E ora ti risentiamo, infatti. Adesso sì, sì. Adesso ti risentiamo. Ma porca miseria. E non so, credo che sia fra noi, fra me e voi, questa cosa, perché il LED verde continua a salire uguale a prima. Non dà problemi, apparentemente. Prova, mi senti? Sì, riprova, ti ho detto, allora hai fatto la sintesi dei primi, rifai la sintesi degli ultimi due minuti. Rifaccio tutto sperando che mi si senta, perché sì. Sennò, allora, secondo me Rogue One aveva enormi potenzialità per essere un film epico nel senso del dramma che ti sconvolge le budella, mettiamola così. Il problema grosso è che questa potenzialità rimane inespressa perché la protagonista, Jean Erso, non è sviluppata in maniera efficace. Se pensiamo a quanto meglio è sviluppato Cassian Andor, cioè la spalla della protagonista, l'agente segreto dei ribelli, ci rendiamo conto che se fosse stato lui il protagonista avremmo avuto qualcosa di molto più solido. Perché il personaggio di Cassian è uno che fa le cose brutte, che uccide gente, anche gli innocenti, perché strategicamente è utile che questo accada per la causa. Però sa anche che così lui si macchia indelebilmente l'anima. E allora ha bisogno di sapere che la causa per cui sta facendo tutte queste cose terribili è valida e ha una speranza di successo. Questa cosa dal punto di vista drammaturgico è potentissima e quando ad esempio entrano in campo gli altri veterani che come lui hanno fatto cose brutte, non c'è bisogno che ci spieghino oltre, capiamo esattamente perché tutti vogliono prendere parte alla missione suicida finale. Il personaggio di Gini invece non è altrettanto solido perché, soprattutto per le sue basi, alla fine in modo repentino lei diventa di fatto la leader della rivolta, è quella che fa i discorsi motivazionali, è quella che viene riconosciuta come leader indiscussa da tutti gli altri, però in fondo non c'è un vero motivo solido, forte, drammaturgicamente esplorato in base al quale si capisce perché cambia idea, perché lei in realtà inizialmente non ne vuole avere a che fare con questa battaglia, preferisce continuare a sopravvivere perché dal suo punto di vista è una causa persa. Però questo suo punto di vista iniziale, che è comprensibile a parole, mettiamolo così, noi non lo viviamo come spettatori in termini di dilemma e quando lei cambia improvvisamente atteggiamento, questo cambiamento ha basi poco solide, per cui alla fine ci interessa relativamente poco di lei.
e con lo perché questo è ovvio, no? Inizia, sappiamo che i ribelli riusciranno. Il fatto di non avere troppo a cuore questi personaggi, soprattutto lei, che è il ciò di tutto, tutto impatto epico al film, che avrebbe invece potuto essere molto sostanzialmente l'equivalente della sporca dozzina. Del cioè gente che At Kroger, we want our fresh produce to meet your expectations, which is why we're dedicated to doing up to a 27-point inspection on our fruits and veggies, checking for things like scarring. In fact, only the best produce, like zesty oranges and crisp carrots, reach our shelves. Because when it comes to fresh, our higher standards mean fresher produce. Kroger, fresh for everyone. And right now, stock up on your favorites during the 10 for 10 sale. Mix and match participating items and get 10 for just $10 with your card. Kroger, fresh for everyone. Welcome to Breezeline, where you'll say, ta-ta, T-Mobile, because we have 99.9% network reliability and they don't. That's right, time, weather, or even streaming in a basement won't affect our superior service. That's because we have real internet backed by our fiber-powered network. And T-Mobile, well, they just have a 5G cellular network. So for a limited time, find your perfect speed with prices starting at $19.99 a month for 24 months. Terms and conditions apply. Go to breezeline.com to learn more. Morire negativo. È potuto essere infinitamente più etico del, epico del risveglio della forza, nonostante la morte di Han Solo. Allora, questo. Ottimo. Allora direi prima del giro finale, nel senso considerazione rotta libera, direi che possiamo lanciare, così giusto per farlo se non l'avete ancora sentito, far sentire il trailer ufficiale italiano del film. Jin, quello che faccio lo faccio per proteggerti. Dimmi che lo capisci. Lo capisco. Vuoi uscire da qui? La ribellione è tutto ciò che ci resta per respingere l'impero. Penso che possiate aiutarci. Quando è stato il tuo ultimo contatto con tuo padre? Che cos'è? Sembra che lui sia fondamentale per lo sviluppo di una superarma. Se l'ha costruita mio padre, dobbiamo trovarlo. Va bene. Quanti ce ne servono? Ci richiedono un nome e codice. Rogue. Rogue One. La potenza con cui abbiamo a che fare è incommensurabile. Se l'impero ha questo tipo di potenza, che possibilità abbiamo? Abbiamo la speranza. Le ribellioni si fondano sulla speranza. Non sanno che stiamo arrivando. Afferra questo momento. La forza è potente. 10 uomini sembrano 100. Correremo questo rischio. E quello dopo. Siete tutti ribelli, no? Salva la ribellione! Salva il sogno! Eccoci rientrati in studio. Dunque, considerazioni finali a ruota libera. Giacomo. Io parto subito dicendo, e così prendo anche la palla al balzo da questo trailer, che il doppiaggio e l'adattamento italiano ne facevamo anche a meno. Mi dispiace sempre criticare, sembra un cliché, i doppiatori
no, non i doppiatori, il doppiaggio in sé, neanche il direttore del doppiaggio, l'adattamento e il messaggio, diciamo così, perché tutte le volte che si va a riascoltare, ma questo penso che da 10 anni e più a questa parte, quando in un video ti vai a riascoltare la traccia originale e poi ti ascolti la traccia italiana, noti che veramente stai guardando due film diversi, clamorosamente. Cioè il doppiaggio, l'adattamento, il messaggio italiano appiattisce tutto, cioè rende tutto effetto telenovela messicana, nel senso che no, in inglese tu senti il pazzo, cioè i proiettili fischiano veramente, i blaster blastano, le esplosioni esplodono e i personaggi si sentono a malapena. In italiano diventa tutto un appiattimento pulito, ecco, pulito, e che è una cosa che soprattutto in un film di questo tipo sì, non ha senso, non va bene. Ecco, sì, qui aperta e chiusa parentesi. No, io ovviamente Rogue One è un buon film, io l'ho apprezzato molto. Gareth Edwards ha un'ottima regia, forse anche un po' inedita per i film di Star Wars, anche quelli del nuovo corso, visto che JJ aveva fatto un lavoro abbastanza, diciamo, memore del classico. È un film diligente, ecco, direi così, che regala emozioni, ha i suoi momenti, anche dei momenti che magari sono un po' meno esaltanti, come dicevano giustamente, come diceva anche Aldo a proposito di Gin Erso, non è forse per una volta riavere un protagonista maschile non avrebbe fatto male, e poi nulla vieta che tutte e due avrebbero potuto avere lo stesso peso nell'economia della trama, visto che comunque le eroine femminili ben vengano, e anzi vengano sempre di più, però se sono ben sviluppate come tutto il resto dei personaggi. Ripeto, abbiamo un film dove un droide ha una personalità più sviluppata di certi altri personaggi. E comunque campione assoluto Donnie Yen, che fa il cieco, bellissimo. Cioè chi fa il cieco è sempre destinato a dare il massimo. È bello anche perché è un personaggio comunque commovente, con la sua dedizione nella forza, questo suo mantra, no? Che è già la battuta cult di Rogue One, e un po' anche di tutto Guerre Stellari, questo mi fa molto piacere. Film superfluo, però superfluo perché ti racconta una cosa che comunque, diciamolo, per 30 anni è stata derubricata in una riga, cioè sono stati rubati i piani della Morte Nera, la favola inizia così, viene messa in moto, e a me le dietrologie non piacciono molto, anche questa cosa di spiegare la falla nella sicurezza, lo so, però io... Cioè, voler rendere le cose plausibili in un film di fantascienza dove le astronavi si guidano come i biplani della Prima Guerra Mondiale, le esplosioni col fuoco nello spazio. Cioè, io credo molto nelle favole. E Star Wars per me, prima ancora che fantascienza, è fantasy, no? Quindi, cioè, è come dire, ma perché per andare al Monte Fato hanno fatto il giro del giro pesca invece di andare a dritto e pure tirare l'anello con una fionda all'interno del vulcano? Eh sì, ma perché così vuole la favola? Ecco, qui chiudo perché sennò poi divento noiosissimo, però spero che abbiate preso la parte buona del mio ragionamento, che non è stroncare un film che comunque appena esce me lo vado a rivedere, nel senso. Emanuele? Ma guarda, secondo me in realtà la parte di favola non si perde. Se osserviamo un attimo il film, anzi ci riflettiamo un momento, la galassia è incredibilmente piccola. Cioè, questi ribelli arrivano da Yavin a questo oscuro pianeta dove c'è dove sono nascosti i piani, non so, un microsecondo, le comunicazioni sono velocissime, cioè c'è tutto quell'aspetto in cui la tecnologia non è così plausibile che ci ha sempre divertito di Star Wars. L'unico elemento che viene inserito come plausibilità è la famosa spiegazione del perché c'è questo condotto di sfiato, e appunto l'ha creato l'ingegnere papà di Jin, perché aveva i suoi motivi, perché voleva vendicarsi di essere stato costretto a lavorare per l'impero. Però a parte questo, poi non vedo una negazione dell'aspetto favolistico, diciamo, di Star Wars. Anzi, c'era persino un eccesso di conferma, una conferma, insomma, la forza, ci dimentichiamo dei per esempio dei midichlorian, di quel tentativo che era stato fatto in episodio 1, cioè, voglio dire, qui è tutto, le astronavi si incontrano tutte dal verso giusto, non c'è gravità zero per esempio che tenga, è tutto quell'elemento, ci sono le esplosioni, c'è proprio tutto.
fatto. E quindi non è che sia proprio mi sia sentito sminuito da questo, su questo aspetto. E il fatto di voler dire che un film è buono non è che significa anche per me parlarne male, perché in realtà il nulla ci potrà mai ridare quella sensazione che c'era all'epoca, anche per un motivo ben preciso. Star Wars era la scommessa di un uomo che ci stava giocando tutto, aveva messo tutte le fiche sul tavolo e ha fatto quello che poteva, anche con mezzi di fortuna per certi aspetti, però con un budget non elevatissimo, e ha realizzato qualcosa che era il sogno della sua vita. Rogue One non è questo. Rogue One è il prodotto di un'industria che ha dei meccanismi consolidati e arrodati, ha dei narratori che conoscono il mestiere persino meglio di Lucas, che diceva di non essere un grande narratore, ed è un prodotto costruito alla fine a tavolino con la freddezza di chi deve realizzare una Coca-Cola. La Coca-Cola è buona, però non è il buon vino, non è la produzione artigianale, non è il momento di scintilla creativa, è una cosa differente. Per me questa è la differenza sostanziale poi tra Star Wars, Rogue One, ma anche con tutto quello che vedremo di episodio, abbiamo visto in episodio 7 e vedremo in 9, 10 o chissà dove nel futuro di Star Wars. Tentiamo con Aldo, al limite Aldo sta un po' stretto, così almeno vediamo se il collegamento regge. Ma dunque, per stare stretto io sottolineerei solo questa cosa, che si è parlato per molti mesi dei reshooting, si temeva il peggio. Mi pare che il film nel complesso sia venuto fuori piuttosto omogeneo, non ho notato francamente degli scarti evidenti né un evidente tradimento dell'intenzione del regista Gareth Edwards, per cui da questo punto di vista qualunque cosa realmente sia stata fatta mi pare sia stata fatta bene, nel rispetto del film, con tutto che poi il film è un prodotto industriale, come giustamente facevate notare voi, e dunque ha delle sue esigenze che non sono quelle autoriali. Però è interessante che anche un reshooting corposo, come pare sia stato quello di Rogue One, non sia andato contro film. Ok. Direi osservazioni varie? No, su una cosa, un consiglio magari per chi vuole incuriosito o vuole approfondire magari il rapporto che c'è stato tra Galen Erso, cioè il padre, il progettista della Morte Nera, e Orson Krennic, il cattivo, no? Il comandante della Morte Nera in costruzione. C'è uscito il romanzo che, se non erro, si chiama proprio Catalyst, Rogue One Novel. Non so se è già stato tradotto, però l'ha scritto James Luceno, che è quello che ha scritto anche il romanzo su Darth Plagueis e su Tarkin, e c'è tutta questa backstory su loro due, perché ricordiamo che con Rogue One si entra veramente di prepotenza a gamba tesa tra le connessioni tra tutti i prodotti di Guerre Stellari ancora prima, cioè proprio dalle serie in CGI, The Clone Wars, dove era già comparso Saw Gerrera, cioè il personaggio interpretato da Forest Whitaker, ci sono delle citazioni a Battlefront, cioè al videogioco, ai fumetti, cioè c'è veramente tanta interconnessione all'universo, e questo è un aspetto che forse porta Rogue One non fuori dalla comfort zone, ma a suo modo espande, no? E interconnette tutto l'universo narrativo, come adesso succede anche alla Marvel. Quindi comunque qualcosa, un aspetto più nuovo, più ganzo, poi questo è per completisti o ultra fan nerdissimi che vogliono le sboronate totali, no? Dico, ma dove l'ho vista quell'armatura? Era nel numero 4 del fumetto dedicato a Leila. Sì, è così, ormai siamo a questi punti. Era solo per cronaca, ecco. Ecco, mi hai fatto venire in mente una cosa, Giacomo. Come avete trovato, anche come realizzazione tecnica, il fatto che hanno praticamente riesumato Peter Cushing, cioè Tarkin, e la Leila, ovviamente vista come in Una Nuova Speranza? Allora, posso intervenire a gamba tesa? Sì. Per me è stata la grossa caduta di stile di questo film. Avrei preferito un'immagine in ombra, avrei preferito un recast, anche per una giovane Leia e un Tarkin interpretato da un buon attore anziano. Vi giuro,
effetto James Bond, e vale il personaggio, non importa chi lo interpreta, secondo me. Poi no, io la CGI no, devo dire che non mi è piaciuta per niente. Io intervengo solo per dire che non l'ho trovata, cioè allora non mi ha disturbato, l'ho trovata evidente, l'ho trovata ben fatta ma evidente, cioè purtroppo il segno dei tempi è questo, cioè viviamo in tempi superficiali e quindi gli attori vengono ricreati in computer grafica. Mi spiace che gli eredi abbiano dato l'ok per l'utilizzo, perché secondo me il problema non è tanto tecnico o tecnologico che ci si può passare sopra, secondo me è veramente uno sgarbo etico e morale. Primo, perché non puoi sapere se l'attore morto sarebbe voluto tornare in quei panni, perché ditemi voi se Alec Guinness vorrebbe tornare come Obi-Wan Kenobi, visto che lo odiava. Lo sappiamo tutti, no? Avrebbe spaccato la testa ai fan che gli chiedevano l'autografo. Quindi lo trovo una violenza nei confronti dei morti. Io qui purtroppo divento molto etico, forse anche un po' bacchettone, e quindi prima ancora che un problema tecnologico, e comunque non ci siamo ancora al punto in cui gli attori possono interagire con attori in carne e ossa in CGI senza che sia squillante questa cosa, e lo trovo poco rispettoso nei confronti dei morti, che comunque, anche se uno vivo, visto che comunque Tarkin è stato interpretato da un attore vivo su cui poi è stato costruito il personaggio in CGI, comunque è l'interpretazione di un altro attore che interpreta un attore morto, quindi non sarà mai l'interpretazione di quell'attore che te vedi ma non è lui, quindi ci sono una serie di errori clamorosi su base etica, tutto qui. Carrie Fisher comunque vive e lotta insieme a noi, eh? Sì. Se ce la facciamo... lotta col colesterolo, ma insomma. Aldo, te cosa ne hai pensato? Ma sono d'accordo in realtà con quello che hanno detto Giacomo ed Emanuele, e aggiungo solo che è compito di grandi produttori, di grandi registi, trovare i nuovi Peter Cushing. È inutile andare a recuperare le cose vecchie, il cinema, ma se vogliamo spendere la parola l'arte, ha anche il compito di provare a mostrarci quelli che domani saranno i nostri idoli, saranno i grandissimi dei quali prendiamo esempio. Se andiamo a rivangare il passato, è ovvio che è pieno di grandissime personalità, è chiaro, però poi ci fermiamo lì e non va bene. Ok, bene, direi che per questa puntata è tutto. Poi vedremo anche magari un domani, quando magari di ricostituire questa squadra in caso di uscite eclatanti o importanti. Allora, io vi do i contatti di Fantascientificast. Fantascientificast lo potete, allora, prima di tutto ascoltare sulla piattaforma Spreaker, lo potete scaricare dai feed di iTunes, ci trovate alla pagina web, che poi è il blog di Fantascientificast, che è www.fantascientificast.com. La nostra mail è redazione@fantascientificast.it, la pagina Facebook Fantascientificast e l'account Twitter che è @fantascicast. Per questa sera è tutto, dal ponte di comando vi saluta Omar Serafini e in rotazione gli altri Giacomo. Ciao a tutti e grazie per averci ascoltato. Emanuele. Ciao a tutti da Emanuele Manco. E grazie. In fondo il grande Aldo. Ciao a tutti, buona serata e buon divertimento. Grazie, ciao.
At Kroger, shopping with pickup and delivery is the same as shopping in-store. Same low prices, deals, and rewards on the same high-quality items. It's one small click for groceries, one big win for busy families everywhere. Start your cart today at Kroger.com. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details. And right now, stock up on your favorites during the 10 for 10 sale. Mix and match participating items and get 10 for just $10 with your card. Kroger, fresh for everyone. So, how does it feel when you play Roll Up to Win with Tim Hortons? Buy a hot or cold beverage using the Tim's app and find out. Roll in the app for a chance to win prizes ranging from free coffee and donuts to a Universal Orlando Resort vacation or a sweet car. Oh, don't forget the TV. And this year, every roll is a shot at a $1,000 daily giveaway drawing for two $500 prizes. Roll up to win and get treated by Tim's. No purchase necessary. Account registration required. 50 U.S. and D.C. 18 plus entered by 4223. See rules at rolluptowin.com for free entry and full details. Void in Florida and where prohibited.